No, domenica giocherà Dybala a Empoli, ok, perché Dybala ad oggi, così diamo subito qualche esclusiva perché lì non sono riuscito a dirla. Stiamo dando notizie, Riccardo e Carlo, adesso questo un attimino seri, non importa se ci arrivano dalla Roma, dall'entourage, non è importante, c'è stata una frenata per la trattativa tra, non tutto fatto Dybala e gli arabi, Però l'hai detta ok. grossa, aspetta, l'hai detta grossa perché sennò passa in sordina. Dybala giocherà la prossima con la Roma, cioè tu stai dicendo questo? Non lo so, questo qui, però c'è stato oggi lui ha Hai fatto, forzato. non si è allenato e vi racconto un po' la trattativa come sta andando. Il giocatore prenderà per intanto guardate un po' che sono tutto ospiti di Giorgio, ragazzi, pranzo, cena, colazione, vabbè, lasciamo perdere. Ah, è Ma non è vero, importante. eh? È Qua vero. ospite Lido di Trobbiani. Hai sempre meno credibilità No, così un lido per... pazzesco, ragazzi, a Porto Sant'Elpidio, veramente, quindi il giocatore prende per 3 anni circa 25 milioni l'anno più bonus su assist, gol, quindi 75 milioni. Io non ce l'ho con Dybala, ce l'ho con chi pensa che Dybala è della Roma, è il tifoso, invece Dybala, uno che è tifoso della Roma, gioca anche, per esempio, Mancini e Pellegrini. Tu, Riccardo, lo sai bene, non è che io ci vado proprio a genio, ma devo dire che loro col dubbio giocano, Dybala invece col dubbio non gioca. Enrico, anche un tifoso della Roma, se ti danno 25 milioni di euro l'anno, Ma non lo dire a vai. me, ma stai dicendo quello che penso No, io? dico anche un tifoso della Roma ci No, va. ma No, adesso sei tu senti che la hai detto Dybala, barzelletta. ci sono quelli che pensano che sia un tifoso della Roma, invece no, va, No, andrebbe in fratello. Arabia. No, Cioè, se vai in ma Arabia, se non lo ti dico danno io. 25 milioni, ci vai anche se Non sei è un tifoso della Roma, questo sto capito, sì, dicendo. ma il tifoso della Roma sta dicendo che la Roma non lo deve vendere, ma Dybala ha scelto di andare, perché la prima offerta, tanto ragazzi, la Live rimane, è la portata della Madani, è stata a Dybala. Vuoi andare? Andiamo avanti? Voglio andare, fermatevi. In questa trattativa c'è un emissario, questa è una notizia. Lo sapete quanto prende questo emissario che fa tra la Roma e il club dell'Arabia Saudita? Prende 8 milioni. No, non so se voi vi rendete conto, poi questi Ma dicono di chi sì. c'entra? Ma Di commissione, chi Harry, c'entra questo però? però, questo è Che il mondo, è c'entra? il mondo attuale, eh? È il Aspetta, mondo fammi attuale. arrivare. Mo ti rispiego. Ma secondo te è normale che la commissione è più alta della vendita del calciatore? Loro hanno offerto a Roma 3 milioni più 2 di bonus, 5 milioni, la commissione è di 8. Vabbè, ragazzi, questo è veramente vendere Piazza del Popolo o Fontana Trevi come faceva Totò a Peppino. Non si può fare, quindi a queste condizioni la Roma non dà Dybala e al club dell'Arabia Però Saudita. scusami Enrico, perché noi naturalmente essendo già qui live ci siamo persi, la litigata, già ci hanno cominciato a scrivere, ma Damiano Hai con detto di Enrico tutto. sono presi, che è successo? Perché qua dicono, Damiano ha detto essenzialmente la stessa cosa mia, però qua sei rimasto, quindi che è successo? Hai fatto il permaloso dall'altra parte, cioè qual No, è il no, non motivo del voglio, non mi va di contender? parlare, ti No, dico la verità. e noi No, nel invitiamo senso, Damiano se però vuole qua entrare in acqua. dicono che sei diventato un velinaro della società Roma, No, cioè. beh, no, queste sono le stupidaggini che tira fuori Damiano, poi la gente gli va appresso. E poi ci sono delle cose serie, solo che lui, i tifosi a Roma, sono tutti per Dybala, basta che gli insulti che stanno prendendo i Fretichi. Cioè dire i Fretichi sono straccioni, noi possiamo dire che sono, che buttano male i soldi, ma se è l'ottavo club in Europa hanno cacciato 106 milioni, come facciamo a dire straccioni? Diciamo una non verità, però se la vogliamo raccontare, raccontiamo, che vuol dire essere filo societario per dire che non sono 106 milioni? Boh, quanto ha speso lo Però dico, dicono che hai scusami. fatto il permaloso, eh? Cioè, No, ci io stanno sono arrivando tanti. permaloso. Che è ben diverso, sono cose secondo me l'hanno voluto a chi loro. Però chiedete a Andrea che inizialmente aveva capito subito che stavano travisando quello che stavo dicendo. Chiamiamo Andrea, perché non facciamo entrare? Arriverà, arriverà. No, ma questa comunque è la Arriverà. notizia che dai tu. Adesso torniamo sulla notizia, che poi adesso Sì. interessa questo ai tifosi della Roma. Sembrava tutto fatto, Dybala saluta i compagni a Trigoria, parte in direzione Arabia Saudita. Si va verso quella che dovrebbe essere la chiusura della trattativa e invece c'è una distanza ancora. Perché? Perché c'è distanza tra il club arabo, l'Al-Qazi'a, Sì, e la Roma. ma Riccardo, però adesso oggettivamente siamo d'accordo che la commissione non può essere più bassa della vendita del cartellino, cioè non sa proprio come, ma in nessuna logica del mondo, in nessuna trattativa. Quindi a queste cifre la Roma non dà, questa è la notizia, la Roma, no, sono due, una delle commissioni di 8 milioni che non è uscita da nessuna parte, ve la diamo qui in esclusiva, e che la Roma non lo dà assolutamente a 3 milioni più bonus, non esiste neanche un po'. Questo è ufficiale questa cosa qui. Però, Cioè, cioè, Carlo, la secondo te Roma. fa bene la Roma a fare questa cosa? Cioè, fa bene impuntarsi a questo punto? Cioè, ha ancora potere di impuntarsi? O ormai, per come si è messa la situazione, la Roma alla fine dovrà Beh, la accettare Roma un può po' la rifiutare, però, posizione di dubbio? Riccardo. Certo, questo sì. Su una cosa io non mi ricordo bene, ecco, cioè non so bene il motivo del contendere fino in fondo fra Enrico e Damiano, però
se la Roma poi alla fine dovesse accettare un'offerta di 3 milioni di euro giù di lì dagli arabi, ecco, a quel punto sarebbero secondo morti. Me no, appunto, Enrico, a quel punto proprio cade tutto il castello di quelli che parlano di un calciatore che vuole andare via, che capisco risparmiare sull'ingaggio, ma se tu cedi il tuo calciatore migliore per 3 milioni di euro non fa una bella figura, cioè la Roma non fa una bella figura oggi se la Roma è impostata su, su queste basi. Così lo dico ufficialmente, così non abbiamo Riccardo, insomma sapete, adesso non scherziamo, ma devo dire che stiamo facendo un grande lavoro. Questa è la notizia della Roma, che qualcuno, ve lo dico, ci segue, quindi non è che sono matto, quindi se vi sto dicendo che non c'è nessuna possibilità che Dybala possa andare via a sotto la cifra di 5 milioni, proprio neanche un po', è impossibile. Quindi, scusa, a quanto lo cede la Roma, secondo te? A quanto dici di sì? Commissioni, viaggi? Guarda, se vuoi sapere la mia, è intorno ai 12, adesso se raggiunge a quella che era la clausola, ma è una cifra giusta, secondo me, 12 milioni, era prima e sarà adesso. Se lo vende a di più, Dybala vorrà qualcosina. È tutta una questione di soldi. Ecco, per questo dico che Dybala non è della Roma. E questa è la mia provocazione. Potete ripetere la notizia su Dybala? Tanto, ragazzi, certo che verrà clippato tutto. Verrà clippato tutto, perché Enrico dice questo e verrà clippato. Però, voi in chat, onestà, se questo si verifica, onestà a riconoscere la notizia di Camilla. Peraltro, vi dico anche questo. L'altro giorno in live abbiamo avuto qua Mirko Calemme. Sapete, anche Mirko Calemme su Dybala molto forte. Ogni aggiornamento di Mirko è parecchio interessante su Paolo Dybala. Mirko sta arrivando con gli stessi aggiornamenti di Enrico, cioè c'è distanza tra le due parti, non hanno firmato, devono risolvere ancora la questione le due società. Hai visto? Mirko non copia e non incolla, lo possiamo dire, anzi Mirko è un grande bravo, ecco, ecco, ecco. Chiamiamolo se fatto vuole, dirlo, se riusciamo, fatto bene a dirlo. Riccardo, e tanto guarda, probabilmente la telenovela di Balla ce la portiamo avanti sicuramente anche domani. Ma se resta, scusa Enrico, se resta gioca titolare la prossima? O si fa una manfrina stile Cagliari che parte dalla panchina in attesa un'altra partita così in stand-by? Sì, sì. Non si è allenato oggi, secondo me non gioca. Daniele De Rossi non gioca. Diciamo che sono tutti d'accordo, De Rossi, il procuratore, la famiglia, la società, il calciatore, sono tutti d'accordo per chiudere questa operazione, tranne i tifosi. Ma i tifosi, io li capisco da una parte, però il tifoso per esempio fare il tifoso, la società deve fare gli interessi a Roma e portarla in Champions, dopo saranno più contenti di avere Roma sesta e settima con Dybala. Io voglio Orsolini, ma voglio andare in Champions, fate quello che vi pare. No, tanto ragazzi, non ha detto che non parte per Empoli, ha detto che non io ho chiesto se parte titolare. Quello ho chiesto. In questo momento non c'è accordo, quindi se non c'è accordo Paolo Dybala resta un giocatore della Roma, Harry, qua tutti ti chiedono chiedere scusa a Damiano. No, assolutamente no, a parte poi se ci andrà chiarire, no, ma non è proprio, è praticamente impossibile. Ma dai. Dai, chiedi scusa a Damiano. Adesso non fare il prezioso, Camelio. No, non è proprio possibile, non mi fate lo scherzetto che sta qui, ve lo dico. No, non ci parlo tanto, quindi non potete... No, è impossibile. No, impossibile, non parlo con Damiano, quindi